Abbiamo scelto la Garonese come genetica da portare sul Monte Baldo perché anche da dove vengono loro originariamente, ovvero dalla Francia, hanno un ambiente simile a questo, quindi una montagna verde rigogliosa dove ne possono pascolare libere, e la loro sanguinità, la loro genetica, la loro voglia di correre e scorazzare qua si manifesta in pieno. Queste vacche qua trovano, beh, Hortus Europae, come dicevano in antichità, quindi una biodiversità e una ricchezza dal punto di vista della flora incredibile, che fa sì che la loro crescita e il loro sviluppo sia migliore che in qualsiasi altra parte d'Italia. Le erbe aromatiche del Baldo, la qualità proprio della vegetazione sempre rigogliosa, l'effetto di temperatura che dà il lago verso la montagna che allunga la stagione dell'erba e della vegetazione fa sì che gli animali possano rimanere fuori più a lungo, quindi godere meglio dell'ambiente, e quindi anche il prodotto ne risente. Questi prodotti, nascendo qui, hanno proprio un loro timbro, un loro marchio che si identifica in maniera univoca, ma lo si sente sia dal palato che, beh, a vederli anche qui pascolare. È assolutamente un valore aggiunto per il turismo, sia dal punto di vista della qualità dei prodotti che i turisti possono assaggiare nel nostro territorio, che sia nell'ambiente ovviamente. Questo è un modo per veicolare la nostra storia, la nostra identità, che è radicata in maniera intrinseca nel territorio del Lago di Garda e del Monte Baldo. Allevare sul Monte Baldo significa tanto sacrificio, però noi che puntiamo sulla qualità e non sulla quantità è perfetto. Siamo molto fortunati a nascere e vivere qua. Sempre, lo dirò sempre, bisogna esserne veramente orgogliosi, perché nonostante non viviamo vicinissimo ai grandi centri, però la qualità della nostra vita, basta aprire la finestra la mattina, prendere un bel respiro di aria fresca e ci si rende conto di essere proprio fortunati.